Senza Bassini, Aquilanti e Chiacchia in difesa, il Chieti vuole centrare la prima vittoria davanti al proprio pubblico, di fronte però un Tolentino lanciato verso la zona playoff. Torna dopo aver scontato il turno di squalifica Franklin Akamadu in coppia con Fabrizi, l'eroe di Monte Giorgio, mentre parte dalla panchina il nuovo innesto Luca Orlando. Ma c'è subito da aggiornare il conto degli infortuni del pacchetto arretrato, perché si ferma, costretto di nuovo a dare forfè Dondoni. Lucarelli, già in piena emergenza, è costretto ad inserire il giovane Di Renzo. Il Chieti prova a sfruttare i tiri della bandierina contro il Tolentino, guidato da Andrea Mosconi, la squadra marchigiana che trova il gol del vantaggio dopo la respinta di Fusco. Il più veloce di tutti è Andrea Zammarchi, proprio sotto il settore riservato alla sparuta rappresentanza di tifosi del Tolentino. Ma dura davvero poco la gioia dei giocatori di Mosconi, che concedono spazio a Matteo Consorte, che trova l'angolo alla sinistra di Bucosse e realizza l'immediato pareggio. L'esultanza liberatoria della curva Volpi per il gol dell'1-1 firmato da Consorte. Sospiro di sollievo per Alessandro Lucarelli, anche se a un passo dal nuovo vantaggio il Tolentino su questa clamorosa disattenzione, un pasticcio che potrebbe costare l'1-2. Serve uno strepitoso intervento di Pietrantonio sulla linea per salvare il Chieti prima dell'intervallo. Non appare molto sicuro nel corso del primo tempo Fusco, che però nella ripresa si riscatta un paio di volte. Qui nel primo frangente si rifugia in calcio d'angolo, poi c'è spazio per Orlando all'esordio in nero-verde. Tra gli applausi esce Akamadu. Il Chieti, con Di Mino che si invola tutto solo, non riesce a siglare il gol del 2-1 con Bucosse che gli sbarra la strada, mentre serve ancora Fusco al Chieti per evitare il gol del Tolentino. Di seguito, punizione accordata ai neroverdi. Posizione ideale per il mancino di Pietrantonio, che calcia di precisione Bucosse con l'ausilio della traversa. Il Chieti a centimetri dal gol, occasione colossale per il Chieti, anche sfortunato nella circostanza. Però nel finale il Tolentino torna ad attaccare, le crama anche un calcio di rigore Mosconi e cerca il blitz in pieno recupero, ma senza successo. Il Chieti ottiene il secondo punto in casa, lo stadio Angelini, anche qualche applauso all'indirizzo della squadra. Il risultato finale: Chieti 1, Tolentino 1. Presidente, quanto è soddisfatto, se si può dire, di un pareggio? Ma l'ho detto prima ai tuoi colleghi, io del pareggio non sono soddisfatto, perché credo il Chieti oggi meritasse di più del pareggio. Penso che una nostra vittoria, se ci fosse stata, non avremmo portato rubato nulla. Il Tolentino è una squadra molto ostica, devo dire che è stata una partita anche abbastanza fallosa e quindi molto spezzettata, però le occasioni più chiare da gol le abbiamo avute noi, e come dicevano i tuoi colleghi, sono soddisfatto, perché portare un punto a casa, vista la classifica, non fa mai male, però è chiaro che qualcosina in più forse lo meritavamo. Brutta tegola però quella di Dondoni, già in un reparto falcidiato dagli infortuni. Sì, diciamo che quest'anno purtroppo con i difensori non siamo fortunati, abbiamo fuori Aquilanti, poi si è infortunato Bassini, oggi anche Dondoni. Come ho detto ai tuoi colleghi prima, torneremo sul mercato e saranno, spero entro questa settimana potrebbero arrivare qualcuno a rinforzare un reparto che obiettivamente, insomma, ha bisogno. Va anche detto però che Di Renzo e Consorte, che sono due 2002, oggi hanno veramente meritato, hanno giocato molto bene. È stata una partita in equilibrio, forse nel compito dell'occasione ci abbiamo avuto qualcuno più noi, a parte la punizione finale, ha fatto un paio di parate belle il portiere sugli angoli, dove noi siamo forti sulle palle inattive, siamo la squadra che ha fatto più gol di tutti. Però è stata una buona gara, in equilibrio, è normale, è la seconda gara in 3 giorni, abbiamo pagato non tanto a livello fisico, tanto a livello mentale, di reattività. Invece nel secondo tempo siamo andati abbastanza bene dentro la partita, però sono due squadre che si sono affrontate tranquillamente a viso aperto, siamo i punti di forza del Chieti, perché tanto le partite parlano chiaro, cioè quando una squadra vince tanto fuori casa, in casa fa fatica, significa che è una squadra che è bravissima sulle ripartenze.
e magari sulla costruzione fa un po' fatica, però è stata una bella gara, noi condividiamo il trend positivo e tiriamo dritti così. Ci è mancato la mentalità vincente, perché si poteva portare a casa a bottino pieno, però dopo il calcio magari ci fanno gol loro al 40esimo e torna tutto in discussione. Però i ragazzi stanno crescendo, siamo una delle squadre più giovani, va bene così, anche perché ieri è sempre una piazza bella, difficile, portare a casa punti non è facile.